Questa sosta del... Un viaggio intenso, straordinario, che fa della rassegna Amami Teatro un caso unico nel panorama in Italia. Spettacoli giorno e notte al Teatro Marucino, ma anche fuori scena con un programma ricchissimo che mette insieme, oltre al teatro, musica dal vivo, danza, burlesque, proiezioni cinematografiche, seminari, visite guidate, sessioni di trucco, mostre permanenti e tanto altro, tutto gratuitamente. Un carosello di emozioni organizzato dalla Deputazione Teatrale del Marucino in collaborazione con il FAI, Delegazione di Chieti e il CNA Abruzzo. La maratona si terrà dalle 23 del 18 dicembre fino alle 23 del 23 dicembre. Il direttore artistico della rassegna, il maestro Giuliano Mazzoccante. La rassegna si chiama Amami Teatro. Allora le chiedo semplicemente, perché bisogna amare il teatro? Perché il teatro siamo noi, la nostra vita vive in un teatro costante. Bisogna amare il teatro perché il teatro ci regala le emozioni. Innanzitutto il teatro ci deve regalare le emozioni, ci regala spensieratezza, ci regala profondità, ci regala la riflessione. Noi avremo modo anche di riflettere, ci sarà uno spettacolo importantissimo, il Teatro Giuridico Sociale, nel quale tra l'altro lo spettacolo metterà in luce la difficoltà che stiamo vivendo adesso in Italia, la violenza sulle donne, che va assolutamente combattuta e condannata, e avremo la presenza della dottoressa psicologa Pruzzone qui a Chieti. Quindi Amami Teatro da tutti i punti di vista, amami perché il teatro può restituire, amami perché il teatro può accogliere, e quindi invito tutti ad amare il teatro con la propria presenza, ma anche godendo di spettacoli, ripeto, sicuramente alcuni divertenti, ma altri molto profondi. È stata anche presentata la nuova stagione del teatro dialettale, anzi amatoriale, che è poi la novità sostanziale di quest'anno, con gli organizzatori che hanno deciso di aprire non solo alle compagnie dialettali ma anche a quelle che recitano in lingua italiana. Unica condizione, nel cast non devono esserci attori professionisti. 10 gli spettacoli in cartellone spalmati da gennaio a maggio 2024. Sulle due rassegne sentiamo l'assessore Paolo De Cesare. La rassegna di teatro nazionale, popolare, amatoriale è una rassegna di qualità con la collaborazione e il patrocinio della FITA. Riteniamo che ormai sia una rassegna consolidata per gli appassionati di questo genere e che è giusto che abbia il suo spazio all'interno del cartellone e del palinsesto annuale del nostro teatro. Mentre per quanto riguarda Amami Teatro, ecco, questo è un unicum certificato che ha per 5 giorni al centro solo l'arte, la cultura e lo spettacolo dal vivo. Aspettiamo, come gli altri anni, svariate migliaia, abbiamo superato la decina di migliaia di spettatori per un qualcosa che davvero è unico nel suo genere in Italia, e di questo ne siamo veramente orgogliosi.